appunto Favino e Giuffoli facevano già le imitazioni all'epoca, no, e loro sono non solo eccezionali attori, sono anche degli imitatori. No, allora sì, io questo film Delta, se devo parlare così, sono uno del nord che fa delle robe, se faccio pescatore, di essere sicuro, essere sicuro. Ora voi dite, sai come modelli Gigi Andrea? Sì, forse sì, non lo so, ho cercato, no, no, perché io non c'è, cioè, ero molto complessato, cioè, sempre stato, ho fatto un film, insomma, molti pugliesi lo conoscono, Mio Cognato, non so se l'avete visto. Ti è piaciuto? Sono andato sul sicuro, no, con Sergio Rubini, siamo molto divertiti, un film di Alessandro Viva, tanti anni fa. Ecco, già, cioè, là poi dovevo fare un pugliese che non lo parlava bene, infatti tutti mi dicevano, si ti parla, non so come si dice, facevano su tipo giallero, facevano su tipo giallero. E vabbè, finché appunto è calabrese, non capitato tra calabrese e pugliesi, è un butto, ma quelli del nord no, perché eravamo tutti noi, anche Alessio, Boni, tutti, complessati dalla bravura mostruosa di Fabrizio Gifuni e di Picchio Favino, Francesco Favino, nelle imitazioni, vabbè, c'erano dei cavalli di battaglia, a parte che imitavano benissimo gli insegnanti, cosa, ma a livelli, vabbè, lo vedete perché per Francesco lo fa di più. Fabrizio bisogna sollecitarlo, lo fa meno, però se ti capita appunto a una scena, tra l'altro poi anche Fabrizio vengono impossessati da queste persone, cioè il problema non è proporgli vuoi fare per dire Orazio Costa, gli smetti di fare Orazio Costa, perché a un certo punto lui va tutto un viaggio d'aereo ha fatto con me accanto, che Orazio Costa, così, ma proprio lui, cioè lo devi poi, è come nell'ipnosi, a un certo punto devi basta, torna in te, no, esatto, è così, cioè se no veramente, no, insomma, quindi loro, la cosa intelligente, loro non è che fanno il dialetto, appunto ci faccio l'emiliano, poi faccio il modenese, loro fanno la scala di condominio di quella città. Cioè dice, la scala B parla così, è sicuro, è sicuro, è sicuro. Cioè, una cosa di, una, di un mimetismo, di una cosa nostra, per cui noi tutti stavamo là, cioè, ci divertivamo, anni, anni divertentissimi. È stato bellissimo, fare l'Accademia è stato, beh, 3 anni meravigliosi, perché poi si sta la mattina, diciamo, fino alle 5:30, 6, si stava lì. Tutte materie, recitazione, poi c'è anche scherma, danza, educazione del corpo, eccetera, eccetera. Poi c'è uno spazio di tempo quando torni a casa, o rimani lì, si rimaneva lì nelle varie sale, o si torna a casa a provare le scene dell'indomani, quindi un giorno con uno, un giorno con l'altro, si andava nelle case, eccetera, eccetera, dei compagni, degli amici, così. E poi quando si faceva l'ora, tipo le 8:15, così, andiamo a teatro, e si andava nei vari teatri di Roma, allora funzionavano tutti, adesso è un po' più complicato, e c'era questa cosa bellissima, gli allievi dell'Accademia stavano lì in attesa, si aspettava che tutti entrassero, e poi con la tessera dell'Accademia i direttori dei teatri facevano tu, e ci facevano entrare nei posti vuoti, e noi abbiamo visto spettacoli meravigliosi, appunto così, cioè da allievi, con questa fortuna di poter entrare gratis, quindi era una giornata pienissima, poi magari finiva lo spettacolo, ancora rimaneva da imparare a memoria qualcosa, cioè eravamo proprio veramente dentro la cosa, anche questo è importante, cioè che per 3 anni chi fa un'accademia, chi fa un'accademia seria, diventa la vita, cioè diventa totalmente la vita, non c'è resto, non c'è qualcosa che rimane fuori. Vi assorbiva completamente.